Ma guardi, innanzitutto partiamo dal dato che lei ha menzionato. Le ultime statistiche rivelano che nel primo trimestre abbiamo più 0,2%, quindi l'Italia torna a crescere e questo ci conforta molto della bontà della nostra manovra economica, delle misure sin qui adottate e considerate che ovviamente in questo risultato economico c'è da considerare un contesto internazionale molto difficile e non ci sono ancora le misure da ultimo adottate. Quindi questo ci fa ben sperare quel che abbiamo sempre detto, che nel secondo semestre di quest'anno l'Italia potrà, come dire, l'economia nostra potrà crescere in modo anche, ci auguriamo tutti, sostenuto. Noi quel che possiamo fare è continuare a lavorare in questa direzione. A me dispiace personalmente quando anche il dibattito politico e anche voi giornali vi concentrate su singole dichiarazioni e ad esempio di un intero decreto crescita trascurate 45 articoli fitti di misure che favoriscono le nostre imprese, la nostra crescita e vi concentrate invece su una singola norma, per intenderci quella salva Roma, non salva Roma, che semmai si è prestata a una dialettica che è normale che ci sia anche in un confronto tra differenti forze politiche. In realtà, oggi riscontriamo anche dei dati ulteriormente positivi che non vorrei trascurare. Oggi abbiamo i dati sulla occupazione barra disoccupazione che sono veramente positivi, perché a marzo, lo scorso marzo, abbiamo un più 0,3% rispetto a febbraio, significa 60.000 occupati in più. Se noi andiamo a comparare questo dato rispetto all'omologo mese, marzo 2018, abbiamo 114.000 occupati in più 0,5%. Vi invito quindi a concentrarvi su questi dati, sulle nostre misure concrete, su questi dati che sono più importanti anche di singole affermazioni, pur legittime.